Ciao ragazze, eccomi tornati in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto in questi ultimi 10 giorni, in queste ultime 2 settimane. Come tutti sono stata per negozi per fare i regali di Natale e alla fine ho acquistato qualcosina anche per me. E devo dire che sono stata in diversi negozi perché sono stata da Zara, da H&M, da Sephora, da Bershka, da Primark, da Stradivarius, quindi ho un bel po' di cosine da farvi vedere. E per ogni singolo negozio non ho acquistato tantissime cose, però nel complesso ho fatto un bel po' di shopping. E direi subito di partiamo da Sephora. Tra l'altro da Sephora avevo il 20% di sconto, quindi quale occasione migliore per acquistare da Sephora. Ho acquistato il mascara, il famosissimo mascara della Too Faced, il Better Than Sex, nella versione mini, perché avevano terminato la versione grande. Tra l'altro è confezionato in questa scatola di cartone veramente deliziosa e anche ottimo come pensierino, come regalo natalizio, perché c'è anche questo gancino per appendere la confezione all'albero di Natale. L'ho trovato un'idea veramente deliziosa, infatti anche sì, è l'edizione natalizia, questa mini size. È il mio mascara in assoluto, il mio mascara preferito, e visto che l'ho terminato ho pensato di riacquistarlo. Poi ho preso 3 prodotti di Sephora dell'edizione di Natale, insomma edizione limitata per questo Natale 2016. Ho acquistato questo bagno schiuma, bagno doccia, si può utilizzare sia nella vasca ma anche sotto la doccia, al profumo di fiore di cotone. Ci sono all'interno 260 ml di prodotto e la cosa bella di questo bagno schiuma è che all'interno, non so se si vedono, ma ci sono tanti glitter. Ancora non l'ho provato, quindi sono curiosa di vedere se poi nella vasca, se la vasca si riempie di brillantini o se invece lasciano un po' a desiderare, non lo so, non sembrano tantissimi, però sono curiosa di provarlo. Poi, sempre per quanto riguarda l'edizione natalizia, ho acquistato anche la bomba da bagno, anche questa è contenuta in questa confezione veramente deliziosa, anche questa si può appendere all'albero come pallina, come decorazione natalizia, e poi a Natale scartare tutti i pacchettini. E anche questa è il profumo di fiore di cotone, è una bomba da bagno di 46 grammi, anche questa sono curiosa di provarla. E poi l'ultima cosina che ho preso da Sephora, sempre per quanto riguarda l'edizione natalizia, l'edizione limitata per questo Natale, è stato questo olio scintillante profumato. E questa è una confezione da 50 ml, anche questa confezione è veramente molto carina, con il fiocchetto dorato. E mi piace molto anche questo come regalo di Natale. E questo praticamente è un olio da applicare dopo la doccia, dopo il bagno, su tutto il corpo. E lascia il profumo, anche questo è di fiore di cotone. La profumazione non è fortissima, è una profumazione molto naturale, però l'ho già provato questo, lascia su tutto il corpo questi brillantini e sono perfetti. Trovo che sia un regalo, un pensierino, un acquisto carino per questo Natale da utilizzare per le feste. E da Sephora ho terminato. Poi passiamo a Bershka. Da Bershka ho acquistato soltanto una cosina e poi il regalo a mia sorella, che però ho già confezionato. Allora, ho preso questo body, aspettate che lo rimetto in sesto, allora, perché tutto era al rovescio, non ce la posso fare. Allora, con calma, ok. Ho acquistato questo body nero. E la cosa bella di questo body, a parte la scollatura, mi piacciono un sacco le scollature sulla schiena, una bella scollatura profonda, c'è questo laccino da legare dietro al collo, è un body bello aderente, tutto nero, ma davanti c'è questa particolarità, questa mantella, io la chiamo mantella, è velata, quindi abbastanza trasparente, con tutte queste paillette argentate applicate. Lo trovo veramente molto delizioso, molto carino da utilizzare anche per il pranzo di Natale o la cena della vigilia o anche a Capodanno. Questo l'ho acquistato in taglia S e l'ho pagato 24,99 euro. Mi è piaciuto subito appena l'ho visto e anche indossato, è veramente molto molto bello, perché appunto è un body che in realtà non ha le maniche, però ci si ripara le spalle dal freddo con questa mantellina e mi è piaciuto molto. Poi passiamo a Zara. La prima volta che sono stata da Zara ho acquistato soltanto questo cappottino che sto indossando tutti i giorni. Avete visto anche la foto su Instagram, perché avevo scattato la foto nel camerino, ero indecisa tra questo nero e quello grigio, un grigio molto chiaro con il pelo anche quello molto chiaro, e mi piaceva molto perché c'era il contrasto con il colore dei miei capelli. Alla fine però, visto che non avevo neanche un cappottino nero, strano ma vero, non avevo neanche un cappottino nero, sono ricaduta su questo nero. È un cappottino che arriva sotto il sedere, ci sono i bottoncini in fondo alla manica argentati, c'è la cerniera e poi ci sono questa doppia chiusura
Molto carina, mi piace molto questo particolare. Se non riesco ad allacciarlo. Aspettate. Non l'ho preparato prima. Allora, ok. Ecco qua. Ha questa chiusura che mi piace molto, ce ne sono due, una un po' più in alto e una leggermente più in basso, tasche laterali e il pelo è morbidissimo, morbidissimo. Costava parecchio però, perché questo cappottino ora ho tolto il prezzo perché lo sto utilizzando da 2 o 3 settimane. L'ho pagato 140 euro, l'ho preso in taglia XS perché mi piacciono che i cappottini stiano belli aderenti, seguono la misura del corpo, quindi l'ho preso in taglia XS. Però ho lasciato il cuore anche per la versione chiara. Anche il grigio mi piace molto, quindi magari ci farò un pensierino. Dietro è semplicissimo, ha il suo cappuccio con appunto il pelo che volendo si può anche togliere perché ci sono i bottoni per andare a toglierlo. Però a me piace molto con il pelo e quindi lo tengo. Molto 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 carino. Poi, sempre da Zara, questo però, questi qui se li ho fatti una settimana fa, sì, una settimana fa, ho acquistato 3 magliettine. Sto facendo un casino, allora aspettate che. Ho acquistato questa maglietta. Io queste magliette le utilizzo tantissimo, sono il mio must have per quanto riguarda l'autunno e inverno. Le utilizzo tanto sia per andare a lavorare, ma anche quando devo uscire, insomma, con Ste oppure con le mie amiche, quando devo andare a una cena, a un pranzo. E mi piacciono molto queste magliettine. Solitamente le acquisto al 99% da Zara, infatti anche questa arriva da Zara. L'ho presa in taglia XS perché comunque sono delle magliettine che vanno abbastanza morbide, quindi ho preferito scegliere la taglia più piccolina. È una semplicissima maglietta tutta tutta nera, come potete vedere, ma ha il particolare di avere le maniche velate, quindi un po' trasparenti. Sono maniche a 3/4 e abbastanza morbide e indossate veramente molto molto carina. Questa l'ho pagata parecchio, 40 euro, sì, un pochettino. Poi ho preso questo maglioncino, anche questo lo trovo veramente delizioso, molto carino. È un maglioncino grigio, strano. A me piace molto il grigio, se ancora non l'avete capito. L'ho scelto in grigio, ma c'era anche in nero. E poi sul davanti ci sono applicate tutte queste perline, questi zirconi. Questa l'ho presa in taglia S, che è la taglia più piccola, perché sennò probabilmente avrei preso anche una XS. E l'ho pagato 29,95 30 euro. Anche questo è un bel maglioncino, sta molto bene con i jeans skinny a vita alta. Io l'ho provato quando indossavo gli ag grigi e mi sono subito innamorata. Poi l'ultima magliettina che ho acquistato sempre da Zara è questa. Questa in realtà sul sito la classificano come felpa. Boh, io non la vedo molto come una felpa. È fatta come una felpa, però è abbastanza comunque elegantina. Ha il colletto nero. È a manica lunga, però è un po' trasparente, non so se si vede, sì, probabilmente sì. È un po' trasparente, infatti si vede anche il reggiseno nero, si vede un po', insomma, la pancia, però mi piace. Questo l'ho preso in taglia S e l'ho pagato 29,95 a questi pois e questi glitter argentati, anche questa è veramente molto carina. Poi sono stata da Stradivarius. Da Stradivarius ho acquistato soltanto questa cosa, un portafogli. Era da un po' di tempo che volevo acquistare un nuovo portafogli perché quello che avevo di Bershka è praticamente mezzo distrutto, la cerniera aveva un po', era un po' difettata, faceva, non è che faceva fatica ad aprirsi, però si sentiva che era un portafogli abbastanza usato, aveva quasi 1 anno e mezzo, 2 anni, e quindi ho preso questo di Stradivarius. C'era nella versione anche nera, sempre con i glitter, nella versione dorata, nella versione argentata e nella versione rosa. Io l'ho scelta nella versione rosa e appunto, come potete vedere, è tutto rosa con questi glitter e mi è piaciuto un sacco appena l'ho visto. Anche all'interno è con i glitter, sono quei portafogli che si aprono e poi all'interno c'è la possibilità di mettere sia le banconote, ma anche le carte di credito, i vari documenti, le tessere dei negozi. Io preferisco questi portafogli rispetto a quelli che hanno il bottoncino che si aprono e che i soldi si devono, le banconote si devono infilare soltanto nella parte alta e sotto c'è la zona delle monetine. Preferisco questi con la cerniera laterale. Questo l'ho acquistato veramente poco perché è fatto molto molto bene. E costava 12,95 euro, 13 euro. E anche questo, secondo me, come regalo di Natale, è veramente molto molto carino, si fa una bella figura, si spende poco. A me è piaciuto subito appena l'ho visto. Da H&M ho acquistato questa magliettina che è veramente molto molto leggera e è fatta quasi come un body, però è una magliettina in realtà. Ha le maniche trasparenti con tutti i pois neri piccolini
E nella parte davanti c'è questa scollatura a V, che poi riprende sempre le maniche, quindi sulla scollatura ci sono sempre i pois e la parte velata. E dietro, metà, sulla parte alta della schiena, c'è sempre la trama con i pois e sotto invece è una magliettina coprente. Questa l'ho pagata, è 14,99, quindi 15 euro, e l'ho presa nella taglia S. Queste magliettine sono da indossare, specialmente queste con la scollatura sul davanti, o comunque con la schiena scoperta, o comunque con un tessuto trasparente. Sono belle indossate o senza reggiseno, però questa ho provato a indossarla senza reggiseno ed è un po' trasparente anche nella parte scura, e quindi non sta bene indossato senza reggiseno. Però si può utilizzare o reggiseno senza spalline oppure reggiseni a fascia. Ho provato a utilizzare quello a fascia, però un po' si vede perché comunque lo scollo è abbastanza pronunciato e quindi in questo punto il reggiseno a fascia si vede, mentre invece quelli tipo di Tezenis, che però hanno le spalline, quelli sul davanti non si vedono, però si vedono le spalline. Quindi devo trovare un reggiseno classico senza spalline, quindi probabilmente andrò da Tezenis. Poi ho acquistato, sempre da H&M, questa gonnellina, veramente carinissima. Magari la utilizzerò o la sera di Natale, o la sera della vigilia o il pranzo di Natale, adesso valuto. Questa costava poco, 15 euro, 14,99, l'ho presa nella taglia XS. È una gonnellina a ruota, abbastanza a vita alta, tutta nera con queste righine. Non so se si vede, comunque ci sono tutte queste righine. E dietro c'è la chiusura, dietro sulla schiena c'è la chiusura, la zip argentata. È veramente fatta molto molto bene e per quello che costa vale la pena acquistarla, perché indossata sta veramente benissimo. Poi l'ultima cosina che ho preso da H&M è stato questo maglioncino. Tra l'altro questo l'avete visto già anche in una foto su Instagram, perché ho fatto un selfie in camerino. E è questo maglioncino argentato, glitterato, con lo scollo a V. Questo ho preso la taglia XS, costava 29,99, 30 euro. Anche questo è un po' trasparente, si vede anche qua il reggiseno, però ci sta, perché comunque la scollatura è sul davanti, anche con il reggiseno non si vede, quindi nel senso si vede il reggiseno sotto, però non sta male. E mi è piaciuta molto, trovo questo tessuto, questo colore, poi con i glitter, in perfetto mood natalizio. E quindi ho deciso di acquistarlo. Mi piacciono molto queste cose glitterate. L'ultimo negozio dove sono stata è stato Primark. Finalmente è aperto Primark anche a Brescia. Lo trovate nel nuovo centro commerciale Elnos, vicino all'IKEA a Roncadelle. Ho acquistato praticamente accessori, perché per quanto riguarda i vestiti li trovo veramente di qualità molto molto bassa. Non ho avuto neanche modo di guardare con calma. Magari a guardare con calma si trovano anche delle cose carine, però per quanto riguarda l'abbigliamento solitamente non ne vado proprio matta. Allora facciamo che prima tiro fuori le cose, poi ve le faccio vedere, perché sennò continuo a fare un casino con le borsine. Allora, sblocchiamo. Ok, la prima cosa che vi mostro, anzi le prime due cose che vi mostro, sono questi dischetti struccanti. Fanno parte della linea PS Love Tease. Sono dei semplicissimi dischetti di cotone per struccare il viso. Li ho acquistati per la prima volta, non ricordo se ad Arese o a Londra. Mi sono piaciuti tanto 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 e quindi ho deciso di fare scorta. Ne ho presi altri due, costano 75 centesimi e all'interno ci sono 120 dischetti di cotone. Ne ho presi quindi due per 75 centesimi, ne vale la pena. Poi ho preso due pennelli per il viso. Ho preso sempre, anche questi fanno sempre parte della linea PS. Tra l'altro questi sono veramente molto molto belli, perché vediamo se riesco ad aprirlo, perché hanno sono neri e oro rosa, color ramato. Questo è il pennello per il contouring e, come vi dicevo, il manico è nero opaco, mentre invece nella parte alta è color rame. Questi pennelli mi piacciono molto, hanno le setole abbastanza morbide. Li ho acquistati, ho iniziato ad acquistare questi pennelli ancora a Londra un paio di anni fa. Mi ci trovo veramente molto molto bene, quindi quando mi capita di andare da Primark solitamente qualche pennello lo acquisto sempre, perché costano anche pochissimo. Questo l'ho pagato 2 euro. E poi ho preso questo della stessa collezione, non sto ad aprirlo. Questo è il pennello per il fondotinta e costava 2,50 euro, 50 centesimi in più rispetto all'altro. Poi ho preso questo set di pennelli. All'interno di questo set ci sono, allora, 1, 2, 3, 4, 5 pennelli. Questi hanno le setole bianche e poi sono tutti
ramati. Apro anche questi così ve li faccio vedere bene. Questi costavano 8 euro. Questi sono i pennelli che c'erano all'interno di questa confezione. Allora, il primo è un pennello per la cipria e guardate come sono belli. Il manico è tutto ramato oro rosa, le setole sono tutte bianche e la cosa bella di questo manico è che parte largo e va a cadere, e cade a punta praticamente, va a finire a punta. Molto molto bello, sono curiosa di provarli. Questo appunto per la cipria, poi c'è questo per il fondotinta. Poi c'è questo che è un pennello angolato e poi c'è un pennello per gli occhi, questo pennello da sfumatura per gli occhi. E poi c'è questo pennellino angolato che loro indicano da utilizzare per le sopracciglia, però in realtà questo lo posso utilizzare anche per applicare l'eyeliner o per sfumare l'ombretto nella rima inferiore dell'occhio. Sono veramente fatti benissimo, guardate, cioè mi piacciono tantissimo, eccoli qua, e quindi adesso li vado a lavare e poi li posiziono nella mia zona trucco. Poi, mi stavo dimenticando, ho preso un altro pennellino, sempre confezionato singolarmente, quindi della collezione che vi ho fatto vedere prima. Anche questo costava 2,50 euro e questo invece è il pennello a ventaglio per applicare l'illuminante. Questo non l'avevo e quindi ho voluto prenderlo. Poi ho acquistato, restando in tema beauty, ho acquistato queste due confezioni di salviettine struccanti. Sono salviette per il viso e per una detersione profonda. Costavano 1,50 euro l'uno o due pacchi. Aspettate che poi lo scontrino. Allora, costavano sì, due pacchi 1,50 euro, perché ho riportato 1,50 euro su tutte e due le confezioni, però erano venduti insieme, quindi sì, 1,50 euro, due confezioni, e all'interno ci sono 25 salviettine. Queste ancora non le ho provate e sono curiosa di vedere come sono. Poi ho preso questo pigiama, in realtà ho acquistato soltanto i pantaloni perché la sua maglietta abbinata aveva la cerniera e dormire con la cerniera mi dà fastidio, cioè proprio non la sopporto, e allora ho acquistato soltanto i pantaloni. Ho preso una taglia S e li ho pagati 10 euro. Sono tutti grigi con l'elastico nero in vita e questo nastrino per fare i laccetti, e poi sul fondo c'è sempre l'elastico alle caviglie. Mi piacciono molto questi pigiami che sono un po' morbidi, però poi sul fondo cadono stretti. E appunto tutti grigi con le stelline, la faccina di topolino, e poi su tutta la lunghezza c'è questa striscia glitterata. Sono veramente fatti molto molto bene. E quindi ho pensato di prenderli. Le ultime due cose che ho acquistato da Primark sono state queste due agendine. Ne ho acquistata una per me e una per mia sorella, poi farò scegliere a lei quale delle due preferisce, ma in realtà comunque sono molto molto simili. Queste costavano 2 euro l'una. La prima è fatta tutta effetto marmo con questa striscia oro rosa lucido, come potete vedere. Poi ci sono gli anelli e l'intero invece è molto molto semplice, sono dei fogli a righe tutti bianchi, non c'è scritto niente. Mentre invece l'altro è sempre con lo sfondo effetto marmo, però c'è questa scritta sempre in oro rosa lucido e dietro invece è tutto effetto marmo, anche questo l'interno è uguale, con gli anelli, insomma, sono praticamente molto molto simili. E niente ragazzi, vi ho mostrato tutte le cosine che ho acquistato in queste ultime settimane. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, se ancora non siete iscritte, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E un'altra cosa, mi raccomando, controllate nell'info box perché c'è il nome della vincitrice del giveaway che ho aperto la settimana scorsa, quindi mi raccomando, andate a controllare. E niente, vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!